circa un'oretta di tempo. E i quattro relatori avranno circa 10 minuti, 15 minuti a testa. C'è un piccolo spazio per le domande alla fine, quindi se qualcuno sarà sollecitato è gradito anche un intervento dal pubblico. Io sono Ivaldo Vernelli, sono parte del Teatro Stabile, quindi faccio semplicemente l'introduzione per dirvi che lo spettacolo che oggi cominciamo a presentare con questa iniziativa di introduzione, questa piccola tavola rotonda tra amici, è il segno di che cosa deve essere la produzione teatrale per noi. Deve essere la possibilità di parlare dell'oggi, di parlare di problemi molto vivi e molto sentiti anche nel territorio in cui noi siamo presenti, deve dare spazio alla scrittura di nuovi testi teatrali. Dobbiamo evidentemente stare attenti al repertorio, noi ci chiamiamo Teatro Stabile Veneto intitolato a Carlo Goldoni, ma siamo molto attenti alle novità e siamo molto attenti a ciò che è il momento più vivo, forse anche più delicato e difficile della nostra società. Chi vedrà lo spettacolo poi si renderà conto anche dell'impegno, mi pare di poter dire coraggioso, che abbiamo voluto fare con questa scelta di produzione. Nell'incontro di oggi io ringrazio i quattro relatori, il professor Brunetti, il dottor Gervasutti, l'avvocatessa Barbara Puschiasis e l'autore del testo Romolo Bugaro. E per non far perdere tempo, una breve presentazione del professor Brunetti, che è stato docente a Ca' Foscari, è stato professore emerito alla Bocconi di Milano, autore di testi numerosissimi di economia aziendale, ha scritto testi anche sui più importanti imprenditori del Veneto. Credo che sia persona che forse conosce di più la complessità del Nord-Est come struttura aziendale e anche come struttura sociale. Ha pubblicato da poco Il lavoro e le passioni, un'autobiografia che parla della sua formazione, della sua attività di docente, ma anche della sua passione per il teatro e ho scoperto anche per il ciclismo, mi pare. Va bene. Allora, professor Brunetti, le porto io il microfono. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, voi naturalmente avete altre attese, però è anche bene considerare un discorso più generale, no? Poi entriamo nel cuore del problema che vi assilla, perché so che qui ci sono tante persone che naturalmente sono state truffate, no? Dite voi. Benissimo. Allora, la prima osservazione che possiamo fare è questa. Io volevo innanzitutto partire da quello che è stata la grande crisi del 2008. È stata una crisi devastante, la quale ha colpito anche il nostro territorio, indubbiamente. Cioè, il nostro territorio non è stato esente dalla crisi, è capitata, massiccia. Avete visto quante realtà sono state chiuse, quante realtà sono andate in default, eccetera, eccetera. Però a questo momento in cui la realtà veneta era ancora molto attiva, d'accordo, la realtà veneta ha avuto un grande sviluppo, se vi ricordate, negli anni Ottanta, quando erano nati i distretti, no? E quindi quella realtà veneta aveva recepito, aveva colpito naturalmente, che cosa? Il grande cambiamento dei gusti, no? La gonna corta, i colori, quelle cose là. E noi veneti avevamo le competenze per risolvere quei problemi. Varietà e variabilità, no? Cose varie e che non durino molto, perché c'è possibilità di vendere. Benissimo. Un rallentamento lo abbiamo avuto all'inizio degli anni 90, perché naturalmente i mercati si sono allargati, la Cina è venuta a disturbarci e quindi avevamo qualche problema. Però il 2008 è stato devastante, che è stato poi esasperato ulteriormente con la crisi del 2011, no? Degli spread, ricordate, fu due cose stratosferiche. In questo gioco, in questo sviluppo, un peso importante hanno avuto le banche locali, casse di risparmio e banche popolari, perché è indubbio che sono state i motori che hanno favorito anche questo sviluppo. Tanto è vero che nelle imprese e gli imprenditori dicevano il socio nostro, la banca, anche perché erano poco propensi evidentemente a metterci tanti quattrini in azienda e tenevano molto alla leva, al debito, ecco.
e naturalmente chi glielo forniva, se non le banche? Penso alla Cassa di Risparmio di Padova, per esempio. Penso alle due banche che naturalmente sono andate in default. Cioè, queste hanno lavorato molto nel territorio, no? Se voi pensate, questo grande sviluppo ha riguardato la Pedemontana, no? E loro erano localizzate in quella zona. Ebbene, la banca hanno avuto un peso importante. Osservazione. La banca è una realtà complessa, sensibile, attenta, sulla quale bisogna andare con gradualità. Perché la banca è quella realtà che vive della fiducia. Fiducia. Finché c'è la fiducia, la banca funziona. Ma quando evidentemente questa fiducia scompare, si evolve, allora è chiaro che il problema sorge. Tanto è vero che il banchiere deve essere una persona, state attenti a questo concetto, lo dice Einaudi, non solo che è competente, non solo che ha esperienza, ma che sia una persona proba, è un termine antico che adesso non si usa, ma onesta. Questo è un concetto molto importante, l'onestà. E questo è stato un elemento di fondo per lo sviluppo delle imprese bancarie. Ma allora cosa è successo però successivamente in questo mondo? È successo qualcosa che ci ha cambiato la vita. All'inizio degli anni Ottanta è cominciato un processo di liberalizzazione. Cosa voleva dire la liberalizzazione? Voleva dire che i flussi finanziari potevano girare per il mondo. Perché? Perché naturalmente la tecnologia lo consentiva. E avendo la tecnologia che lo consentiva, naturalmente non era pensabile di bloccare, no, questo. Per cui la finanza ha preso un peso enorme su questo. Finanza è quella che regola gli stati, è quella che regolano i mercati, è quella che evidentemente è anche scientificata. Perché se voi guardate i premi Nobel degli ultimi anni, sono andati a loro, sono andati a quelli che hanno studiato questo. Pensate alla leva. Sta leva, che cos'è sta leva? È debito. È venuto fuori il discorso della leva perché attraverso il debito io posso crescere di più. E quindi pensate, in questo mondo il debito è stato naturalmente il motore, ma anche il pericolo, no? Croce e delizia, no? Dice nella Traviata, croce e delizia. Ecco. Ecco, allora la leva era la croce e delizia di tutti. Allora, questo grande sviluppo della finanza si è incrociato poi con che cosa? Con un altro fenomeno, l'Unione Europea. E l'Unione Europea, naturalmente, ha cercato di introdurre che cosa? L'Unione Bancaria. E l'Unione Bancaria è incompleta, come voi sapete, però ha introdotto due cose. La vigilanza sulle banche più importanti, credo fossero 14, se mi ricordo bene, e in secondo luogo ha introdotto il bail-in, che è un bellissimo un termine anche molto simpatico, bail-in, bambin, tesoro. E che ha l'unico aspetto, il bail-in, che naturalmente se c'è un default nella banca lo pagano gli azionisti in primo luogo, poi in parte gli obbligazionisti e anche i depositanti, fino a 100.000 euro, vi ricordate? Questo è stato. E questo bail-in è stato un altro fattore che naturalmente ha inciso. E ha inciso anche su un altro aspetto importante, questo della finanza e dell'Europa, sulle banche popolari. Le banche popolari erano delle banche, specie le non quotate, perché per le quotate il discorso è un po' diverso. Avete visto che le banche popolari quotate naturalmente sono ben presenti. Non so, per esempio la Popolare di Verona evidentemente si è messa insieme con la Popolare di Milano e naturalmente è un gruppo molto significativo, importante. Ma quelle non quotate avevano in sé degli elementi che erano validi nei tempi passati, ma non nei tempi attuali. Perché? Me ne faccio qualche cosa, qualche aspetto. Allora, innanzitutto il discorso del non valore dell'azione, della quota. Cioè era stato questo effettuato non sulla base del mercato, evidentemente, ma sulla base delle valutazioni che un perito faceva.
A me mi faceva specie, mi ricordo, non so se il 2012 o 2011, che la Banca Popolare di Verona, quotata, aveva diminuito il valore della quota, il valore dell'azione, dal 15 a 3, a 3 euro. La Popolare di Montebelluna, no? La Veneto Banca, invece ha toccato di un qualche percentuale il valore delle quote. Come mai è possibile che tutto il sistema bancario soffre e tu hai una quotazione più alta? È una cosa inconcepibile. Secondo discorso. La fiducia ha cominciato a cadere, no? Soprattutto nel 2011-2010. E allora, siccome non si poteva vendere se non in un mercato interno, c'era più gente che cercava di vendere le proprie quote di quelle che erano disposte ad acquistarle. Altro aspetto, vedete, tecnico, che disturbava in un mondo, come ti ho detto, che è basato sulla finanza, sulla quotazione, eccetera. Pensate che io vengo dalla contabilità, mi ricordo, e fin da piccolo, ero al Sarpi qui, all'Istituto Tecnico, si parlava sempre di valore al costo, il costo, la valutazione a costo. Adesso la valutazione a costo, nei bilanci non si può fare, perché deve essere a valore corrente, a valore di mercato, capite? Perché questo è il mondo di oggi, adesso nel bene e nel male, ma io venivo da una storia del costo e vado al valore. E questo ha voluto dire che naturalmente, allora, tutto questo discorso, per farvela breve, ha impattato su questa realtà delle banche popolari non quotate, perché si aspettava una benedetta legge che le mettesse a posto. In realtà questa legge l'hanno fatta alla BCE ed è stata catapultata nel sistema nostro. E questo è stato un disastro, se volete. Guardate che, per esempio, sono andati al Consiglio di Stato, la legge naturalmente ha avuto qua, Banca Popolare di Bari è ancora presente. Ma la Banca Popolare di Bari è in una situazione tragica, tanto è vero, ha bisogno di un intervento dallo Stato. Allora, cosa ha prodotto naturalmente la crisi? Ha prodotto un fenomeno che tutte le banche hanno sopportato. Quale? Quello degli crediti deteriorati. Sarebbero incagli e sofferenze, cioè dei crediti che non sono andati a buon fine, non hanno pagato. I fallimenti, la situazione di concordato preventivo, tutto, ha pesato sui bilanci di quelle banche. Cosa vuol dire pesare sui bilanci? Ha voluto dire che si doveva accantonare dei fondi rischi per far fronte alla situazione. Ma accantonare i fondi rischi vuol dire ridurre il capitale. E se hai capitale poco, evidentemente vai vicino al default. Ecco perché le baciate vengono prese. Perché c'era bisogno di alimentare il capitale. E siccome generalmente queste imprese, queste banche popolari, erano schiave un po' anche del dividendo da pagare, no? Giusto? Perché c'era questa platea di gente che aspettava il dividendo e quindi non hanno perseguito una politica vera, che è il rafforzamento del capitale. Tanto capitale proprio. Me lo diceva Guarini, quando era venuto qui alla Cassa di Risparmio di Venezia, bisogna cercare di capitalizzare. Più capitalizzo, più mi sento solido. Loro erano schiacciate da questa esigenza, perché i 100.000 in assemblea dovevano avere qualche ritorno. E questo ritorno lo hanno pagato, naturalmente. Io avrei chiuso. È stato perfettamente nei tempi. Grazie, professore. E credo che abbia introdotto perfettamente anche il secondo intervento, che è del dottor Ario Gervasutti. Ario Gervasutti è stato direttore del Giornale di Vicenza negli anni clou, dal 2009 al 2016, prima ha lavorato molti anni al Giornale, al Gazzettino, adesso è capo redattore centrale al Gazzettino, è autore con Cristiano Gatti di un libro che io ho letto ieri, non sono riuscito a smettere, quindi ho letto ininterrottamente le 300 pagine passa del libro come un thriller dei giorni d'oggi. Vi dico solo il titolo: Romanzo impopolare, la vera storia della scomparsa di una banca e dei suoi 120.000 azionisti, perché un intero territorio è stato spolpato e perché può accadere ancora. E nel suo intervento ci sintetizzerà
la ricerca molto molto interessante che ha fatto e che è piena di informazioni e di novità, avendo letto anche i verbali, sia quelli della banca sia quelli della magistratura, e è una lettura di un libro che consiglio a tutti. Il libro è stato pubblicato da Aviani e Aviani Editore pochi mesi fa. Grazie, buonasera a tutti. Sì, non solo i verbali della banca e i verbali della procura, ma molti altri verbali, molte altre intercettazioni, molte altre dichiarazioni che sono, che fanno parte di faldoni che ho avuto la possibilità di intercettare, di avere, di trovare, e che mi hanno aperto un mondo un po' diverso rispetto a quello che all'inizio mi si era prospettato davanti, che si era prospettato davanti a tutti noi, che assistevamo a quello che accadeva con sorpresa, sconcerto, preoccupazione e alla fine disperazione, perché la disperazione di 100.000 persone, 200.000 con quelle di Veneto Banca, mettiamo insieme le due banche, io mi sono focalizzato ovviamente sul Popolare di Vicenza in quanto avevo il materiale su quella banca. Per quanto riguarda Veneto Banca i discorsi sono analoghi per molti aspetti, poi differenziano in alcuni altri elementi, ma insomma la sostanza si può dire analoga. E, dicevo, mi si è aperto un mondo un po' diverso, nel senso che noi come giornalisti abbiamo necessariamente cercato di semplificare una materia che il professore è riuscito da professore, da par suo, a rendere, diciamo, semplice, però è oggettivamente molto complessa. Cercare di capire esattamente quello che è successo, ci sono delle dinamiche che si sormontano una sopra l'altra. Allora, ovviamente, giustamente, i giornalisti hanno cercato di semplificare, no? di raccontare ai cittadini, ai lettori, quello che stava succedendo e poi quello che è successo in maniera semplice. E però il rischio quando si semplifica è di cadere nella semplificazione, che è l'aspetto deteriore, e quindi di cadere nell'errore di pensare che, vabbè, detta in estrema sintesi, 4-5 delinquenti hanno distrutto le banche, si sono mangiati le banche, ci hanno fregati, abbiamo capito com'è andata, arrivederci e grazie. In realtà questa è solo una parte della realtà. Una realtà che è molto più complessa, è una realtà che chiama in causa, lo ripeto all'infinito, perché anche da questo punto di vista poi c'è un elemento anche psicologico di cui magari poi parleremo, che la dice lunga su come è stata vissuta questa tragedia in questo territorio. Lo dico all'infinito, al netto delle responsabilità dirette, personali, chiare di chi ha gestito la banca. Quindi, dato per scontato quello di cui abbiamo parlato su tutti i giornali, ci sono stati scritti libri, eccetera, ormai sappiamo tutto e di più, ma oltre a quello ci sono dei ruoli. Io nel libro non parlo mai di responsabilità, perché la responsabilità le stabilisce la magistratura, anche se ognuno poi può chiaramente, facilmente giungere a una conclusione di responsabilità, però io mi limito a parlare di ruoli. Ecco, ci sono ruoli in questa pièce teatrale che non sono solo quelli delle persone in prima linea. C'è il ruolo, per esempio, e tutto questo l'ho trovato e l'ho scoperto e l'ho approfondito su base esclusivamente documentale. Ci sono ruoli che riguardano, per esempio, Banca d'Italia. Ci sono ruoli che riguardano il governo italiano, o meglio i governi italiani, prima Renzi e poi Gentiloni. Ci sono ruoli importantissimi e pesantissimi che riguardano la gestione della Banca Centrale Europea, della BCE, le modalità di intervento della BCE rispetto a quello che è successo, a queste due banche. C'è il ruolo, per esempio, dell'Unione Europea, ruolo pesantissimo e determinante. C'è il ruolo dell'informazione, dei giornali, dei giornalisti,
di come i giornalisti hanno raccontato, sono riusciti a raccontare o non hanno raccontato quello che stava succedendo, o non l'hanno fatto capire, o non sono riusciti a farlo capire, o non sono riusciti a raccontarlo. C'è alla fine un ruolo anche delicatissimo e difficilissimo da spiegare, che è il ruolo di tutti noi, noi cittadini. Noi, al di fuori del nostro ruolo specifico di giornalista, professore, avvocato, scrittore, avvocato, il nostro ruolo di cittadini, di veneti o friulani, come me e la dottoressa Puschiasis. Io sono originario di Palmanova, sono friulano di origine, però sono veneto da 30 anni, a parte il passaggio milanese, ma il nostro ruolo di cittadini. Voi avete mai fatto caso che per guidare un'auto dobbiamo sostenere un esame? E nessuno all'esame o alla preparazione dell'esame ci dice: guarda che non puoi andare su un tornante di montagna a 200 all'ora, perché sennò vai fuori strada. Ecco, questa regola non c'è, non c'è una norma che ti dice questo, ci arriviamo da soli. Però dobbiamo fare un esame. Facciamo un esame noi per gestire i nostri soldi? No, non lo facciamo, perché ci fidiamo di noi stessi o, al peggio, ci fidiamo della nostra ignoranza, perché fatto salvo il professore ovviamente, ma siamo francamente, sostanzialmente, parlo della massa ovviamente, no? Fatte le debite eccezioni, ma siamo ignoranti di queste materie, e quindi di chi ci fidiamo? Di quel bravo fiolo dell'agenzia sotto casa che è così bravo, così buono, così intelligente, così gentile e tanto onesto, pare. E poi il bail-in finisce alla genovese in bail-in. E questo, allora, chiaramente è una responsabilità, si fa per dire, un ruolo infinitesimale rispetto agli altri ruoli, no? Però anche di questo dobbiamo parlare se vogliamo che certe cose non succedano più. Ed è il motivo per cui io ho scritto questo libro, perché avendo poi tutto questo materiale, leggendo questo materiale e accorgendomi che c'è tutto il resto, ho detto: tutto questo resto lo dobbiamo raccontare. Deve esserci un momento di autoanalisi di questo territorio che va oltre il legittimo, giusto, sacrosanto, la sacrosanta aspirazione a dire: ditemi chi è stato che lo appendo a Piazzale Loreto. No? È legittimo, tutto comprensibile, tutto giusto, ma detto questo, tutto il resto, aspettiamo che accada ancora, perché guardate che accadrà ancora, perché i meccanismi che hanno fatto sì che quello che è accaduto qui accadesse sono ancora tutti presenti nel sistema. Ho elencato i ruoli: la BCE, l'Unione Europea, il governo italiano, la Banca d'Italia che dal 2009 fa periodicamente verifiche nelle banche venete, vede che ci sono le cosiddette baciate, quelle che poi noi abbiamo scoperto che si chiamavano baciate, cioè finanziamenti a me, che non c'ho una lira, per acquistare azioni della banca. E quindi sono capitale che non esiste di fatto, no? Cioè è una partita di giro, è la banca che fa girare il denaro, ma non aumenta il capitale. Se ne accorge la Banca d'Italia, le verifica, ci sono, gli mettono... Le strutture della banca mettono sotto il naso della Banca d'Italia, degli ispettori, questi documenti. E Banca d'Italia dice: beh, ma tutto sommato, in linea legale si può anche fare, perché le cooperative, le società cooperative come le banche popolari, possono arrivare fino a un 5% di acquisto, insomma, di produzione, di autoproduzione di capitale. Hanno un mercato interno, eccetera. E dice: vabbè, chiudiamo un occhio, anche due. Perché lo fa?
qual è l'interesse? Perché chiude l'occhio a queste banche, a una di queste banche e non ad altre? Sarebbero domande da porre e magari qualche istituzione le ha poste anche, per esempio a un signore che si chiama Carmelo Barbagallo, di Banca d'Italia, che alla Commissione parlamentare di vigilanza, Commissione d'inchiesta parlamentare, dice alla domanda, scusi, ma che cos'è una baciata? E lui risponde testualmente che una baciata fatta a una persona che non ha capacità di restituirla è una baciata, ma una baciata fatta a un miliardario non è una baciata, perché il miliardario il giorno dopo, se richiesto, potrebbe restituire i soldi prestati per acquistare le famose azioni. Ma allora, se così stanno le cose, se è vero questo, quello che ha fatto la BCE, e passiamo alla BCE, che è arrivata in queste banche e ha cominciato a dire qui facciamo pulizia, giusto, sacrosanto, ma c'è modo e modo di fare pulizia. Una medicina, un'aspirina, è una medicina. Io prendo l'aspirina perché ho la febbre. Se prendo un flacone di aspirina, io mi ammazzo, muoio. Quindi c'è modo e modo di somministrare le medicine. C'è un modo consapevole e un modo drastico. C'è un modo che ti aiuta a guarire e un modo che ti uccide. E allora quando in una serata alle 10 di sera di uno dei primi giorni di settembre del 2015, al nuovo amministratore delegato della banca, messo lì dalla BCE sostanzialmente, per fare appunto questa pulizia, che va di ramazza e senza guardare in faccia nessuno, mette carichi da soma di capitale su capitale su capitale, e poi improvvisamente scopre che Oltralpe hanno deciso sostanzialmente di far morire la banca, improvvisamente dice, ma come? Mi avevano mandato qui per far pulizia, non per distruggere la banca. Mi hanno detto di fare così, io ho fatto così e adesso scoprono che mi vogliono uccidere. E allora, preoccupato, alle 10 di sera telefona all'allora di fatto vice governatore della Banca d'Italia, che si chiama Panetta, che oggi è in BCE. E gli dice, ma sta succedendo questo, qua ci vogliono far fuori. E questo signore dice, ho visto anch'io che c'è una manovra vergognosa della signora Nui, Daniel Nui, capo della vigilanza della BCE. Questa, e aggiunge un po' di epiteti così, qui è chiaro che vogliono il cadavere di una banca italiana. Domani vado da Renzi, gli racconto tutto, perché se o sistemano questa cosa, altrimenti io faccio fuoco e fiamme. Di fuoco e di fiamme non ne abbiamo sentito parlare. Però che un governatore, un vice governatore, insomma, vertice della Banca d'Italia dica che qui vogliono il cadavere di una banca italiana e poi spiega il perché, perché ce la vogliono far pagare. Perché a questi cialtroni di italiani che hanno fatto sempre quello che volevano bisogna dargli una lezione. Può essere comprensibile anche in questo caso, perché per carità siamo dei disgraziati noi italiani, ma è proprio tutto fatto a norma, proprio tutto giusto, tutto lecito, BCE. E l'Unione Europea? L'Unione Europea che quando nei primi giorni del 2016 a banche ormai con più dell'acqua alla gola, l'acqua al naso, il governo italiano dice, governo italiano, ministro Padoan, o Padoan, io insisto per dire Padoan, dice, vabbè, facciamo quello che hanno fatto i tedeschi, interveniamo, saniamo, mettiamo un tappo, saniamo, facciamo pulizia di tutti i vertici, ricominciamo da zero, ma senza, ricominciamo da zero senza azzerare i risparmiatori, senza azzerare quei disgraziati che avevano messo lì 10.000 euro o 100.000 euro o 10 milioni, perché sempre disgraziati sono, più i primi degli ultimi, ma insomma. E che cosa dice l'Unione Europea nella persona della signora Margrethe Vestager, commissario alla concorrenza? Dice nein, non si può fare, questo è aiuto di Stato. Interessante.
Ma è la stessa signora Margrethe Vestager che 10 giorni fa, ieri, ha dato il via libera, ha detto ya, alla stessa identica cosa per una banca tedesca che era sotto di 2,8 miliardi. Guarda te, esattamente la stessa cifra per la quale era sotto la Popolare di Vicenza. Nine e ya. Qual è la differenza? Che quella è una banca tedesca. Ma è la stessa signora Margrethe Vestager che fa questo solamente dopo che nel gennaio di quest'anno la Corte Europea di Giustizia ha stabilito che quel Nine di 3 anni fa non doveva essere pronunciato perché non era aiuto di Stato? È la stessa signora Margrethe Vestager. Ma allora, se 3 anni fa quel Nine non doveva essere pronunciato, e tre anni dopo la Corte Europea di Giustizia dice doveva essere fatto così, che cosa ne facciamo della Banca Popolare di Vicenza o di Veneto Banca, la stessa cosa? Non ci facciamo niente, perché nel frattempo ti saluto, signorina. Ah, ma è la stessa signora Vestager che adesso è diventata vicepresidente dell'Unione Europea? Sì, è stata promossa vicepresidente della Commissione Europea. Ha presentato ricorso, ha fatto ricorso, perché non è ancora del tutto convinta. Mentre presenta ricorso, autorizza la banca tedesca, cioè fa ricorso contro se stessa, praticamente. Ci sono delle cose che sono bizzarre. Sono cose bizzarre, per esempio, e concludo, anche per quanto riguarda, per esempio, il governo italiano. Perché il professore ha chiarito molto bene prima che la riforma delle banche popolari doveva essere fatta e da tanto tempo, perché pensare che le banche popolari fossero ancora gestite come le casse peote, banche popolari che avevano raggiunto le dimensioni della quinta, sesta, settima banca italiana, è una follia. È come andare a gestire la Juventus allenandoli come i ragazzini del Lido, con tutto il rispetto, insomma, cioè, siamo fuori dal mondo. E però, qual è la ratio di un decreto legge che cambia le regole delle banche popolari, ma non di tutte, solo quelle che hanno attivi superiori agli 8 miliardi? E quante sono in Italia? 3. Una è la Popolare di Bari e le altre due? Le due venete. Quindi un decreto su misura. Un decreto che dà un anno di tempo per diventare società per azioni e quotate in borsa. Cioè fare in un anno quello che non è stato fatto in 20. Di più. Qual è la ratio di una cosa del genere? Ha per caso qualcosa a che fare, ecco, con documenti, con un viaggio che ha fatto il Premier Renzi a Berlino 20 giorni prima? Premier Renzi che alle 8 di sera del 17 febbraio presenta al Consiglio dei Ministri alle ore 8 di sera alla voce varie ed eventuali il decreto di riforma delle banche popolari. C'era tutto l'elenco e poi varie ed eventuali dice a proposito, prima di andare via, le banche popolari cambiano così, da domani. Ha qualcosa a che fare col fatto che 20 giorni prima era andato a Berlino a parlare con la signora Merkel di qualcosa che nelle cronache dei giornali è rimasto impalpabile, non si è capito bene, una visita di cortesia. E col fatto che 20 giorni dopo il decreto Mario Draghi ha avuto il via libera per dire coprirò i titoli di Stato di qualunque paese, a qualunque condizione, tradotto in italiano. Perché il resto lo sapremo guardando, ammirando e assistendo allo spettacolo. Comunque vi consiglio davvero di leggere il libro, è sconcertante, anche per chi ha letto giornali e è molto informato, ci sono tante informazioni che veramente lasciano sgomenti. È un thriller, è un documentario, un testo di documentazione, ma è veramente un romanzo di Meister. La
L'avvocatessa Barbara Puschiatis è presidentessa dell'Associazione Consumatori Attivi, che credo abbia anche contribuito a fondare, comunque lavora da tanto tempo, è impegnatissima per la tutela del risparmio ed ha avuto un ruolo importante nella cabina di regia istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'istituzione del Fondo di Indennizzo dei Risparmiatori. Prego, avvocatessa. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere qua. Un plauso a questa iniziativa e anche allo spettacolo, perché continuare a parlarne è quello che rafforza anche l'azione di tutti noi che siamo ogni giorno sul campo veramente per riuscire a ridare speranza a tante persone che purtroppo l'hanno persa, come hanno perso il loro futuro. Mi è stato chiesto per questa sera di portare la mia testimonianza, quindi il mio vissuto. Io avevo un ruolo importante in un'associazione dei consumatori presente a livello nazionale nel 2015. Primavera 2015 ricevo una telefonata da parte di un giornalista che mi dice: avvocato, guardi, è successa questa cosa, si sono tenute queste assemblee, è stato dimidiato il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Voi cosa fate? Chiaramente dal livello nazionale nulla era stato percepito, deciso, capito, eccetera. Noi nella realtà locale iniziamo a dire: chiaramente vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire che cosa è successo. Quindi hanno iniziato ad arrivare da noi tantissime persone che ci hanno portato il loro vissuto, un vissuto importante, un vissuto che ci ha fatto capire che non eravamo di fronte ad una crisi di una banca passeggera, di fronte ad un caso che si sarebbe risolto. Nel nostro territorio di Udine noi avevamo questo istituto Banca Popolare Udinese, che poi è stato acquisito da Banca Popolare di Vicenza alla fine degli anni 90. Era un istituto molto molto radicato nel territorio, come in realtà erano radicate le due banche venete qua nel territorio del Veneto. Questo rapporto quindi tra le persone nel Friuli Venezia Giulia e questa banca è poi proseguito con la Popolare di Vicenza. Ricordiamo come ad esempio lo stesso Zonin abbia delle attività imprenditoriali proprio nel Friuli, in provincia di Udine, molto importanti e che danno lavoro a diverse persone nel settore della viticoltura, insomma. Quindi hanno iniziato a sfilare migliaia di persone, siamo riusciti a catalizzare all'incirca sulla provincia di Udine 4.000 persone, che per una provincia così piccola sono veramente tanti. I numeri solo di Udine sono di circa 12.000 persone coinvolte tra il crack di Banca Popolare di Vicenza e quella di Veneto Banca. La maggior parte sono quelli di Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo capito che però c'era un cuore in questa storia, c'era una fiducia tradita, però una fiducia diversa dai precedenti crack, Argentina, Cirio, Parmalat. C'era proprio un legame viscerale con una realtà che veniva ritenuta come la realtà un'istituzione, come il medico di famiglia. Le persone erano abituate a vederla così e difatti loro continuavano a dirci: ma noi abbiamo messo lì tutti i nostri risparmi, perché pensavamo veramente che si trattasse di una forma di deposito, di un tesoretto, di un modo per conservare questi risparmi. E sono i risparmi che sarebbero serviti a noi per la vecchiaia, ai nostri figli, e avevano fatto dei progetti di studio per i figli, di acquisto casa. Quindi l'intento speculativo veramente non c'era, cioè dalle storie delle persone questo l'abbiamo appreso, non perché noi ci siamo autoconvinti per portare avanti una battaglia, ma arrivava proprio dal racconto. Dirò di più, che la testimonianza di questo arriva dal numero di persone che purtroppo si sono ammalate di dispiacere, ma delle malattie più brutte, e questa è la più grande sconfitta che noi in realtà registriamo, di tanti futuri negati. Ricordo ad esempio la storia di una famiglia che aveva accantonato delle somme per far studiare il figlio e per permettergli di diventare un giorno pilota, un corso che sarebbe costato 80.000 euro. Quegli 80.000 euro si erano trasformati
in una linea di credito, perché avevano richiesto di mettere in vendita quelle azioni non erano riuscite a venderle, e quindi la banca che cosa aveva fatto negli ultimi anni? Aveva detto, vabbè, gli anticipiamo la liquidità che sicuramente arriverà prima o poi dalla vendita delle azioni, con una linea di credito. Quindi non ci sono solo le operazioni baciate, ma ci sono tante altre operazioni, anche più complesse, anche più difficili magari da dimostrare, che però hanno fatto cadere veramente nel baratro queste persone coinvolte. Quindi da qui c'è stato un coro di voci che si è sollevato sia in Friuli che in Veneto, attraverso diverse associazioni e diversi, insomma, chiamiamoli capi popolo, ma non nel senso negativo, ma nel senso positivo, perché se oggi siamo qua a parlarne è perché veramente c'è stata una rivolta, una rivoluzione. Siamo riusciti con queste battaglie, parlo al plurale perché appunto non eravamo chiaramente solo noi, siamo riusciti a far capire come il risparmiatore sia un soggetto da tutelare, come chi aveva acquistato queste azioni, proprio per quello che vi ho detto prima, non fosse colui che si attendeva un guadagno, un arricchimento da questo tipo di investimento, ma colui che cercava in qualche modo di proteggere il suo patrimonio. Poi per carità ci sono casi e casi, ma parlando dei soggetti che noi andiamo a tutelare, quindi dei consumatori, risparmiatori, eccetera, possiamo parlare veramente di questo e di null'altro. Mi ricordo benissimo come all'inizio di questa vicenda fosse addirittura incomprensibile, soprattutto per realtà nazionali, capire che questo tipo di risparmiatore dovesse essere tutelato ai sensi del nostro dettato della Costituzione. Perché? Perché veniva detto, vabbè, ma queste persone avevano soldi. Questi soldi li hanno investiti e quindi è un rischio che si sono accollati. Le guerre ce le siamo fatte, anche sulla nostra pelle. Siamo andati avanti comunque perché sentivamo il peso, il carico emotivo di queste persone, perché sentivamo di doverne dare appunto un seguito e di dover dare a loro una speranza. Le vie giudiziarie fin dall'inizio ci sono sembrate prive nel lungo termine di risultati. Purtroppo in Italia abbiamo una giustizia che, io faccio l'avvocato, tu fai l'avvocato, ma purtroppo la giustizia è un bel termine, ma concretamente una causa non porta mai alla giustizia, sia per i tempi, sia tante volte per l'alea che sottende il risultato, e quindi una sentenza che arriva dopo anni e anni di battaglie non andrà mai a ridare quanto è stato perduto. Quindi ci siamo concentrati immediatamente sulla proposta di un fondo. In realtà eravamo partiti con questa proposta già nel momento in cui le banche venete erano attive. Siamo arrivati a quella offerta pubblica di transazione che chiaramente non ha accontentato, è stata vista come un'elemosina, era troppo poco, eccetera. È stato un primo piccolissimo passo. Abbiamo continuato però quel percorso pur con tutte quelle osservazioni che sono state sollevate anche prima e alle quali io mi associo, e con l'interlocuzione attraverso i vari governi che si sono succeduti nel tempo, siamo riusciti poi alla fine a far approvare con la legge 145 dell'anno scorso, l'ultima legge di bilancio, il fondo indennizzo risparmiatori. Un fondo che dovrebbe, utilizzo il condizionale, permettere a tutti i risparmiatori che si sono trovati vittime di questo sistema a poter accedere ad un indennizzo pari al 30% entro il tetto di 100.000 euro, quindi il 30% non può superare i 100.000 euro. È uno strumento che permette a tutti di poter ottenere l'indennizzo, quindi a tutte le persone fisiche, alle microimprese,
a tutti coloro che hanno sia un reddito superiore che inferiore ai 35.000 euro, sia che abbiano un patrimonio immobiliare superiore o inferiore ai 100.000 euro. Poi, appunto, sono state previste due diverse strade. Quello che noi ci auspichiamo è che in fase poi di valutazione delle domande non vengano messi paletti che possano far ritenere al risparmiatore di aver vissuto un'illusione. E quindi chiaramente continua questa pressione da parte delle associazioni per vigilare su quello che è l'operato del governo, ma anche l'operato della CONSAP, che è il soggetto che è stato delegato dell'attuazione del fondo indennizzo e quindi che ha creato questa piattaforma che è stata messa in opera il 23 di agosto, quindi in un periodo in cui eravamo magari un po' tutti con la testa da un'altra parte, soprattutto anche i risparmiatori, è stata messa in opera con tantissime e gravissime criticità che rendevano praticamente impossibile caricare una domanda di indennizzo. Quindi già questo ha messo un po' tutti in allerta, facendo capire che qua c'era ancora tanto lavoro da fare e forse il tanto promesso indennizzo non sarebbe mai arrivato. Appunto, speriamo che non sia così, c'è ancora questa legge di bilancio che dovrebbe vedere la luce entro il 31-12, che avrà all'interno degli emendamenti, speriamo, migliorativi. Però prima, appunto, con delle battute che ci siamo scambiati, ci siamo detti, spesse volte quando si va a Roma e si parla con le istituzioni, sembra di parlare per la prima volta di alcuni temi. Ed è quello che ci ha reso ancora più snervante questa battaglia, perché per riuscire ad ottenere un fondo che prevede il 30% di indennizzo, e speriamo che questo 30% possa essere aumentato, noi ci siamo fatti innumerevoli viaggi a Roma. Abbiamo incontrato veramente tutte le parti politiche, nessuno escluso, e ogni volta, nonostante questi gruppi politici li vedessimo, ogni volta che scendevamo a Roma, pareva che fosse la prima volta, ed erano sempre le stesse persone. Quindi questo faceva anche percepire come questa battaglia in realtà fosse una battaglia del solo povero risparmiatore, che l'eventuale risultato sarebbe stato coltivato dalle istituzioni solo nel caso in cui avrebbe potuto portare dei voti e dei consensi da una parte e dall'altra, e quindi ci ha aperto effettivamente un mondo molto molto complicato, ma un mondo che ci fa capire come purtroppo non possiamo farne a meno di percorrere quelle strade, perché come stiamo vedendo i procedimenti penali si stanno pian piano, soprattutto Veneto Banca si sta proprio sgonfiando. Per quanto riguarda Banca Popolare di Vicenza, siamo nella fase dell'audizione dei testimoni. Anche qua devo purtroppo dire come queste aule di tribunale siano sempre più vuote, di risparmiatori, spesse volte non ce n'è nessuno ad assistere, ma quello che esce dalla bocca dei testimoni tante volte è veramente raccapricciante, perché ci fa capire come in realtà questo sistema fosse chiaro, evidente, palese, tutti lo conoscessero, ma andava bene così fino a che poi non è successo quello che è successo. Quindi la nostra, oltre ad essere una battaglia per far riavere i soldi, è una battaglia anche di verità e giustizia, per cercare che non si verifichino più delle situazioni del genere. La vedo difficile, anche perché la finanza ha mille facce e mille forme. Quindi può essere che non si verifichi più un caso del genere, ma sono molto certa che si verificheranno altri crack e altri scandali. Chiudo con una cosa che non c'entra nulla, però voglio far capire questo. Di recente abbiamo parlato della truffa dei diamanti, ad esempio. Siamo passati da una finanza intangibile ad una finanza tangibile.
ad una finanza emozionale, la chiamiamo noi. Vista la sfiducia nella finanza, obbligazioni, azioni, intesa in quel senso, si è passati, per riuscire a catturare ancora di più i soldi delle persone, ad una finanza invece tangibile. Vi vendiamo il diamante è per sempre. Quindi dell'azione, dell'obbligazione, del titolo finanziario, ormai non avete più fiducia? Beh, sul diamante dovete aver fiducia, lo potete toccare, lo potete portare a casa, lo potete tenere anche al dito, sapete che ha sempre avuto un valore e in realtà anche quel mondo lì si è trasformato in una bolla di sapone. Quindi le insidie sicuramente sono dietro l'angolo. Quello che noi diciamo sempre è di non avventurarsi in investimenti azzardati, ma nel caso delle banche venete, quello che ripetiamo è che anche se ci fosse stata questa tanto richiamata cultura finanziaria, e adesso vediamo come il consumatore venga bombardato da corsi, eventi per aumentare l'educazione finanziaria, comunque non ne saremmo scappati. Perché le informazioni che venivano date dalla banca al risparmiatore erano delle informazioni assolutamente artefatte che avrebbero comunque tratto in inganno il risparmiatore. Quindi non ne saremmo, io vorrei fugare ecco, questo dubbio, non ne saremmo comunque usciti in altro modo. Grazie. Avvocato. Prima di dare la parola al nostro autore Romolo Bugaro, avvocato ma anche scrittore, che scrittore, è stato finalista del Premio Campiello 2 volte, il suo ultimo libro è Non c'è stata nessuna battaglia, pubblicato da Marsiglio pochi mesi fa, volevamo fare un minuto di trailer dello spettacolo e poi la parola all'avvocato Bugaro. Ma no, state lì, credo che non mi disturbi. Allora, è un minuto, quindi se vi alzate, siamo pronti per la proiezione? Los arenales regada en sangre del bravo Sainte, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Grazie, se potete accendere le luci. Adesso il nostro autore Romolo Bugaro ci dice perché si comincia con una festa. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Ho sentito moltissime cose davvero interessanti e stimolanti da parte di tutte e tre le persone che mi hanno preceduto. Cosa dire? Allora, noi tutti siamo di fronte a un esito. Le cose sono andate in questo modo, come sappiamo, c'erano due banche molto molto importanti, queste due banche sono fallite, o meglio tecnicamente sono andate in liquidazione coatta amministrativa. Alcune decine di migliaia di persone, perdonatemi il gergalismo, sono rimaste per terra, non si sono più tirate su. E la testimonianza che ha reso la collega tocca, perché anch'io per lavoro vedo molte situazioni e quando in una famiglia non entra più denaro è proprio una tragedia vera, è una tragedia vera.
E ci sono dei casi dove la gente non ha i soldi per comprare il latte, senza retorica. Io faccio ristrutturazioni aziendali, cioè vedo queste cose tutti i giorni. E ci si ammala, è proprio così. Ci sono delle quote di preoccupazione e di dolore e di scoraggiamento che non superi. Cioè, sarebbe bello dire un'altra cosa, ma è la verità. E dopo 3 mesi, 6 mesi, 10 mesi, bella l'espressione che tu hai usato, ci si ammala di dispiacere. Ecco, questo è l'esito che noi abbiamo davanti. Tra poco spiego perché lì la gente balla. E quindi, prima di tutto, ci vuole, come dire, neanche rispetto, neanche attenzione. Cioè bisogna tenere presente che ci sono tutte queste persone che sono rimaste lì, cosa che io non ho mai dimenticato neanche per un attimo mentre scrivevo. Ma non ho scritto di loro. Non ci sono le vittime in questo spettacolo. Le vittime, voi sapete, c'è il palcoscenico, dietro il palcoscenico c'è il buio. Stanno là, silenziose, immobili, non parlano. Loro sono le vittime. Alcune sono anche morte, probabilmente, di dolore. Non hanno voce in questo spettacolo qua. Ho deciso di dare la voce ad altri. Ho deciso di dare la voce agli attori, non attori nel senso teatrale del termine, non gli attori che sono in scena. Gli attori del disastro, i protagonisti del disastro. A vario titolo, con varie gradazioni di colpa. Allora, la prima cosa piuttosto insopportabile e semplificatoria è dire, va bene, c'erano 3, 4, 5 persone, gestivano la banca, sono loro, no? Sono loro, i colpevoli sono loro, punto. Adesso gli facciamo il processo per altri processi. Per altri processi, insomma, non entriamo nel tema dei processi penali. Non entriamo sul tema delle oscillazioni della giurisprudenza in materia di risarcimenti, guardate, ve le risparmiamo sia io che lei, in coro. Ci prendiamo sotto braccio e ve le risparmiamo, perché è un delirio, questa è la parola giusta. Comunque, non ci sono solo questi protagonisti, dei quali comunque fra un attimo parleremo. A me quello che, come dire, interessava, quello che c'è stato questo fatto enorme, io vivo qui, ho visto da vicino, da molto vicino, decine di casi di gente, beh, la collega ne ha visti ancora di più perché lo fa proprio, è settata su quello, ma anch'io ho visto tantissimi casi di persone rimaste coinvolte e ho pensato che era impossibile non parlarne e, come dire, queste banche non erano monadi, non erano delle cose, erano nel territorio, vivevano nel territorio, vivevano di un reticolo di rapporti a vari livelli. Il livello, come dire, più basso è il livello della povera gente, delle povere persone che hanno perso tutto, ma c'è un altro livello, diverso, fatto di relazioni, fatto, come dire, di rapporti d'affari che molto spesso, per molto tempo, sono stati anche importantissimi per il territorio, perché queste banche hanno anche finanziato il territorio, per decenni hanno anche fatto crescere delle aziende, ma poi per n ragioni tecniche, il professore ne ha parlato, io non sono un economista, non sono un tecnico, neanche mi avventuro, le cose sono cambiate, vi ricordate quello che dicevo all'inizio, siamo di fronte a degli esiti. A un certo punto si dà nel campo del reale che le cose cambino e queste banche che erano al centro di un reticolo di, come dire, relazioni, di un reticolo di operazioni, di affari, erano al centro di un sistema di potere, si disintegrano, si distruggono e questo sistema di potere a sua volta cade. Ed è stato, come dire, un fatto epocale per il Veneto, perché queste banche, guardate, io sono di Padova, io ricordo negli anni 70, negli anni 80, allora, una banca, il denaro, la finanza è sempre potere.
ma nel Veneto il potere delle banche, soprattutto nella nostra regione, è stato particolarmente forte perché era strettamente collegato ad altri poteri. Per esempio a Padova, due delle banche più importanti di decenni fa, la Banca Antoniana e la Banca Cattolica, per esempio il potere della finanza si saldava alla Chiesa, per esempio, e moltissime, diciamo, e c'era, non voglio dire controllo del territorio, che è un termine strano, magari non va bene, ma insomma, tutto quello che accadeva in una città accadeva, non poteva accadere se non c'era un consenso da parte di questo sistema di potere, che era un potere radicatissimo nel territorio, ed era un potere che davvero determinava tutto. Poi passano gli anni, cambiano le normative, le banche, diciamo, le banche nazionali diventano, non dico più invasive, ma insomma guadagnano terreno. Le banche del territorio di fatto cadono e con loro cade un sistema di potere che ha retto il Veneto per decenni. E questo è interessante, scusate, sembra un termine, come dire, troppo asettico parlando di questa materia, che è una materia incandescente, ma insomma su questo vale la pena di riflettere. Su questo riflette lo spettacolo. Le persone che avete visto in giacca, che ballano, che si divertono, sono le persone di livello apicale però, non quelli di cui si occupa la collega. Quelli sono solo rimasti per terra e si sono ammalati. Ma c'è un altro mondo, che è un mondo che, come dire, aveva relazioni, aveva affari, faceva operazioni di vario grado di importanza con le banche. Ecco, riflettere sul sistema di potere e quindi sul potere stesso a cascata, secondo me era importante, proprio per sfuggire a quel meccanismo iniziale di cui parlavamo. Ci sono questi tre colpevoli, basta, sono loro, in galera se ci si riesce, forse. Se no, comunque sono loro. No. Era un fenomeno più ampio, più reticolare. E io mi sono interrogato in profondità su questo. E allora ho messo in scena questo sistema di potere, queste persone. Chi erano? Perché? Come si sono rapportate alla banca? E qui, voglio dire, siccome io alla fine scrivo teatro, quindi mi occupo di esseri umani, oltre che gli esseri umani naturalmente sono inseriti in fenomeni complessivi, ma insomma poi ci sono anche proprio i sentimenti di questi esseri umani, l'ambizione, la vanità, il potere, appunto, la sete di potere, il tradimento. Anche riflettere su questo, come dire, sul lato in ombra, noi abbiamo un lato illuminato, un lato, come dire, visibile, di quello che è stato questo crack, e sono le cose che leggiamo tutti i giorni sui giornali, sono i processi, sono purtroppo i risparmiatori, eccetera, ma c'è un lato meno visibile, che da una parte è, come dicevo un attimo fa, quello di questo sistema di potere che, attenzione, si è realmente disintegrato. Adesso questa è una regione che vive una crisi di identità perché non sa più chi è, anche perché le elite che esprimeva a livello finanziario, a livello politico, sono entrambe cadute, sappiamo tutti di che cosa parliamo. Quindi ecco, da una parte lo spettacolo riflette su questo e mette in scena un sistema di potere e cerca di inquadrarlo, di vederlo da vicino, di studiarlo, di dargli anche la voce per conoscerlo meglio, per quello che ho potuto fare, insomma, per quello che io, insomma, cercato di fare. E dall'altra parte c'è il lato umano di questa vicenda, perché anche quello è, io credo, istruttivo, perché poi alla fine le banche, le istituzioni, la BCE, tutto è fatto di uomini e donne, no? E allora anche andare a vedere più da vicino, cercando di immaginare, peraltro, voglio dire, lo spettacolo non è una fotografia di Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, guai a me. È fortemente ispirato a queste due vicende, evidentemente, ma si tratta di una banca immaginaria, gestita da un banchiere immaginario, con intorno a questo banchiere una rete di cortigiani immaginari. Non posso dire ogni riferimento alla realtà è puramente casuale, perché certo, la realtà è lì vicino, è a un metro, è a un passo,
ma non è neanche una fotografia, perché questo non sarebbe la verità, e quindi no, insomma, non è questo. Allora, c'è una zona in ombra, io ho cercato con questo spettacolo di entrare in quest'ombra, in quest'ombra e anche in questo silenzio, perché nonostante la musica che avete visto, nonostante questa festa dove tutti i cortigiani della banca si incontrano, fanno le loro considerazioni e poi naturalmente c'è uno sviluppo, c'è il silenzio di chi non è in scena, no? Di chi ha perso tutto e non è qui, ma è dietro nel buio, come dicevo, oltre il palcoscenico. Concludendo, io credo che prima si diceva una produzione coraggiosa, io penso di sì, io naturalmente ringrazio lo Stabile del Veneto di avermi dato, insomma, di avermi seguito in questo progetto, però io credo, adesso scusate, non fraintendo, ma anche necessaria, cioè io credo che una riflessione non oltre la cronaca, ok, sia veramente necessaria, perché è stato un fatto troppo pesante, troppo sconvolgente, troppo distruttivo ad ogni livello. E quindi riflettere era necessario. Poi riflettere in questi casi è anche molto difficile, perché la materia è davvero incandescente, si toccano i nervi scoperti di chi ha sofferto direttamente, di chi è stato investito direttamente da questo. E persone per le quali io provo evidentemente il massimo rispetto. E c'è qui davvero, questo è stato il caso delle banche popolari, è stato veramente il Veneto che depreda se stesso, perché qui, è vero, non sono stati bond argentini che arrivavano dall'altra parte del mondo, non sono state operazioni finanziarie lunari, lontane, vabbè, mi hanno fregato dall'Argentina, ho capito, è sempre brutto, ma insomma non è che sia qui. Qui è stata la filiale che stava lì a 3 metri da casa tua, con il direttore con cui andavi a bere il caffè tutte le mattine, oh caro direttore, oh. Quelli, che peraltro il direttore, anche qui ci sarebbe interessante parlare poi della catena di comando e della catena di responsabilità all'interno della banca, perché un conto è la direzione generale, un conto sono i piani intermedi, un conto è la filiale che stava giù, che riceveva determinati, guarda che devi fare produzione così cos'ha, e se non la fai che cosa succede, insomma. Anche quello è tutto un mondo, come dire, da indagare, magari un prossimo spettacolo che intitoliamo La filiale. Comunque, il fatto che i soldi te li abbia presi dalle tasche, proprio quello con cui andavi a bere il caffè tutte le mattine, crea questa propria, come una camera di compressione, lì c'è una rabbia violentissima, fortissima, ed è anche questa rabbia che rende problematico, ma necessario, secondo me. Ma necessario uno spettacolo come questo. Ecco, basta. Credo che questo intervento conclusivo abbia spiegato bene perché noi vogliamo essere un teatro vivo, presente, senza censure, senza remore, senza difficoltà nel parlare del contemporaneo, sapendo che gli argomenti sono complessi, che ci sono molti punti di vista, che ci sono molte cose nascoste che meritano di essere conosciute meglio, studiate, approfondite, che ci sono sensibilità, dolori, sofferenze. C'è vita e la vita noi la vogliamo portare in questo teatro. Siamo andati un pochino oltre, vi avverto che c'è un piccolo rinfresco per tutti, ringraziandovi di essere stati presenti fin d'ora, ma credo che siate stati tutti invogliati a vedere lo spettacolo che sarà in scena dal giorno 12 dicembre fino al 15, poi dopo avrà una piccola tournée. C'è un piccolo intervento, perché è una domanda che mi è stata posta. Vi prego, visto che siamo andati un po' oltre con i tempi, di essere molto molto rapidi. Certo. Sì, intanto sono convinto che sarà molto interessante, perché hai fatto la premessa dicendo che parli non di quelli che sono stati truffati, ma bensì quelli che hanno i truffatori, diciamole, tra virgolette. Però volevo evidenziare il ruolo degli organi di vigilanza, che parlavamo della BCE, oppure ma però quelli nostri interni, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, Consob e non so, forse un authority, e chi più ne ha più ne metta. Ma questi organi appunto
poi qual è il oltre il danno anche la beffa? Il governatore è stato confermato nel suo ruolo, perché ha detto no, e quindi questi gli organi di vigilanza che non hanno fatto il loro lavoro. Vedo che ci sono molte prenotazioni, vi prego di essere rapidissimi. Sì, buonasera a tutti, io vi ringrazio per la parola, volevo ringraziare... Buonasera a tutti, Luigi Ugone, associazione Noi che credevamo alla Banca Popolare di Vicenza. Grazie dottore per... No, volevo ringraziare i relatori, io mi permettevo solamente di fare dei piccoli appunti perché poi, vede, secondo il mio parere la verità viene fuori quando la si dice tutta e fino in fondo. Qui magari il tempo non c'è, però voi che siete persone di spessore avete la possibilità, magari più di me, di dire quello che conta. La verità poi, vede professore, visto che io ci sono dentro da 5 anni su questa materia, purtroppo che non è la mia materia, i bilanci della banca li ho visti, è anche vero che Banca Popolare di Vicenza, oltre a tutti i danni diciamo finanziari che ha avuto un problema sostanziale, che è quello di aver finanziato le altre banche, comprava sportelli al doppio o al triplo del prezzo di quello che valevano. Ed è per quello che poi alla fine Banca d'Italia, come diceva il direttore, ha cercato di coprire e di chiudere un occhio verso Popolare di Vicenza, perché Popolare di Vicenza è stata usata, come si usavano una volta le banche, per ricapitalizzare quelle in difficoltà. E questa è una grandissima verità. Queste ci sono, qua ci sono delle responsabilità. Che responsabilità sono? Sono delle responsabilità enormi. E sa perché? Perché all'interno di questo bilancio, di bilanci che noi abbiamo visto, ci sono una miriade di cose che non andavano, tra cui appunto sovrappagare gli sportelli, ma parliamo appunto anche delle responsabilità degli organi di vigilanza. Dal 2001 Banca d'Italia sapeva, perché noi abbiamo i documenti, li abbiamo mostrati, e quando ci hanno propinato la SPA, noi sapevamo che non stava in piedi. Perché vede, siamo stati l'unica associazione a dire no alla SPA, e anche questa è una responsabilità, ma non degli azionisti che poveretti non potevano sapere, ma degli organi di informazione e degli organi di vigilanza in primis. Perché quando si propone una SPA che aveva un'alternativa, la scissione della banca, quindi un'alternativa in realtà, direttore, c'era. La legge che è arrivata era una della trasformazione, ma la verità è che si poteva anche scindere la banca. Quando noi abbiamo fatto quella proposta ci hanno riso tutti quanti addosso, con la differenza che adesso quella polpa buona della banca Intesa sta facendo miliardi. Quindi in realtà la banca si poteva scindere, magari le azioni non sarebbero più valse 62,50, sarebbero valse 20 euro, ma sono sempre molti di più di zero. E qui ci sono delle responsabilità, c'è la responsabilità appunto di Banca d'Italia che sta dal 2001, che ha richiamato Banca d'Italia ha richiamato più volte i Popolari di Vicenza sul valore delle azioni. Dopodiché è arrivato Draghi. Draghi era presidente di Banca d'Italia quando hanno richiamato Popolari di Vicenza, e anche lui ha fatto finta di non sapere finché non è arrivato in BCE. Anche queste sono verità che vanno dette. Va detta la verità che Consob sapeva dei problemi che aveva, e poco prima del fallimento della de facto, quando è arrivato Iorio, poi è stata commissariata, diciamo prima del commissariamento di Iorio, è stato dato il via a un aumento di capitale grazie a Consob. Qui ci sono delle grossissime responsabilità. Poi quando arriva Iorio si fa un piano industriale da 1,5 miliardi che non stava in piedi, perché, non lo dico io, lo dice Penati, responsabile di Atlante, quello che aveva detto Iorio era un libro dei sogni. Nessun giornale nazionale ha detto ciò che ha detto Penati. Cioè il responsabile di Atlante muoveva miliardi all'interno del Popolare di Vicenza, Veneto Banca, ha detto che Iorio aveva sbagliato i conti, nessuno si è azzardato a dirlo. Qua ci sono delle responsabilità grossissime, grossissime, di tutti i centri di comando di questo paese. Non dei cittadini. Veda, caro direttore, io rifiuto quella piccola responsabilità che lei da parte sua vuole dare ai cittadini, ruolo, responsabilità, e a posto di responsabilità parla di ruoli. Io contesto anche quel ruolo, le dico perché. Perché in questo paese, in uno Stato dove è fortissimo con i deboli e poco forte con, lo ha detto lei prima, con la Vestager in primis e con le commissioni europee in fondo, accettare quel piccolo ruolo è una responsabilità enorme, perché andremo a finire un giorno che dobbiamo andare dal dottore e dobbiamo essere esperti di quello che abbiamo, perché se sbaglia è colpa nostra. Dobbiamo passare sopra un ponte e se vediamo una crepa, cavoli, casca, sei morto, colpa tua, avevi visto che c'era una crepa. Io rifiuto questo modo di pensare, perché ci sono delle istituzioni e delle responsabilità, e quelli devono pagare, che siano tanti o pochi, devono pagare fino in fondo, 5, 50 o 100, ma i nomi li sappiamo tutti. Dopodiché lei ha perfettamente ragione, questa cosa può risuccedere, sì, perché c'è stata una commissione d'inchiesta che abbiamo pagato tutti, 2 secondi ho finito, che abbiamo pagato tutti e che ha secretato le carte che servono ai risparmiatori per riavere parte di quello che ci è stato tolto. Adesso abbiamo lottato per il FIR, per avere il fondo indennizzo ai risparmiatori, ma l'abbiamo fatto per un motivo molto semplice, che tutti si dimenticano di dire.
Abbiamo chiesto i soldi allo Stato semplicemente perché lo Stato ha commissionato una banca che poteva ancora darci indietro i nostri soldi e ha impedito a noi di far causa alla banca che assorbe i crediti e il positivo, cioè Banca Intesa, delle due Venete, di potergli fare causa. Altrimenti noi oggi eravamo in causa con Intesa e non andavamo a fare le pecore a chiedere i soldi allo Stato. Quindi ci sono diverse responsabilità che bisogna ancora sottolineare, perché i Veneti non sono abituati a batter cassa a Roma, i Veneti sono abituati a guadagnarseli i soldi. È che il governo che c'era, Renzi in primis e Gentiloni poi, hanno avuto molte più responsabilità, dalle commissioni alle leggi anticostituzionali che hanno fatto, e questo si dimentica sempre di dirlo. E questo fa male ai cittadini. Dopodiché deve arrivare un fondo. Io vi prego, quanto è la vostra forza, di battere su questo punto, perché c'è una piattaforma e funziona male. Funziona male. E se arriva 1,5 miliardi nel territorio, non fate un favore a Ugone, alla Puschiasis, fate un favore a tutti, perché ne abbiamo bisogno. Grazie mille. Grazie. Un altro intervento, prego rapidamente. Buonasera, sono Pierluigi Granata, io mi occupo di criminalità economica e penso che la questione delle banche sia un manuale studio. Brevemente, io devo fare un elogio, non lo faccio per piaggeria, a Romolo Bucaro per questa sua produzione. Perché? Perché è l'unico modo per mettere in evidenza quel potere che lui giustamente stigmatizzava e che non consentirà di fare giustizia. Dico non se, che purtroppo è così, perché la questione dei processi sappiamo come andrà a finire, la prescrizione arriva, per cui è già stato pianificato. È quel potere che sapeva che non sarebbero state mai comminate delle sanzioni di natura penale per i responsabili, ma i responsabili sono. Allora qui bene ha fatto Bucaro a evidenziare una verità storica che sarà sicuramente difforme dalla verità giudiziaria. E molte verità che ha sollecitato chi mi ha preceduto è vero, sono fondate, ma non ci saranno mai. Sfogo, non sarà mai acclarato questo. Allora è giusto l'impegno civile di un teatro che probabilmente poi conferma la famosa affermazione di Brecht che il reato non è rubare in banca ma è fondarlo. Grazie. La parola a Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. Volevo solo fare una domanda a chi ne se ne intende. Io ho, diciamo, solo sfiorato la vicenda. Come mai i giornali, mi vengono in mente, facciamo qualche nome, qualche cognome che viene più divertente, ANSA, Corriere della Sera e Sole 24 Ore in particolare, hanno sposato solo la linea del vertice della banca colpevole, quasi che Vestager, Annuì, Renzi, Gentiloni non esistessero. Come mai? Perché guardate tutti me? Sì, no, non mi sottraggo ovviamente. Per comodità, innanzitutto. Comodità legata a quello che dicevamo prima anche, cioè semplificare. È più facile prendere 3-4 di loro, questi sono i colpevoli, impiccarli e via. Risolto il problema. Ma risolto quale problema? Della ricerca dei colpevoli oppure risolto l'altro problema, e cioè di nascondere tutto il resto? E la seconda parte. La seconda parte, la maggior parte di verità sta nella seconda parte. Andare ad affrontare e a toccare i nervi, che sono tanti, di questo corpo malato, è un'operazione pericolosa, anche rischiosa. E non semplice, perché è complessa, e rischi di mandare a carte 48 tante cose. Se tu evidenzi e punti il dito sul disastro, sul ruolo, ancora insisto, sul ruolo che ha avuto Banca Italia, e rischi di mandare a carte 48 Banca Italia, e se mandi a carte 48 Banca Italia, mandi a carte 48 tutto il resto, è quello che ci sta legato, la politica, il paese, il peso, la credibilità del paese, i bot. Ci sono tanti rischi connessi a tutto questo, che però stanno lontani dalla verità. Poi c'è un altro elemento, terzo, e cioè la connivenza. Nel senso che molti degli attori
di una parte sono contigui anche a determinate testate, perché no? Determinati, ma non è un reato, è un ruolo, è una responsabilità. Ognuno sceglie da che parte stare. Ne approfitto 3 secondi per dire che la differenza tra ruolo e responsabilità è fondamentale. Caro Ugone, io non ho mai detto e né mai mi permetterò di dire che noi cittadini abbiamo avuto una responsabilità, ancorché minima. Abbiamo avuto un ruolo. E il ruolo di non conoscere la differenza tra azioni e obbligazioni, tra conto corrente e quota, è un ruolo che dobbiamo avere, non è una responsabilità, perché non è colpa nostra se siamo ignoranti. Non è una colpa, essere ignoranti non è una colpa. Ma dobbiamo ci fregheranno sempre, l'ha spiegato bene l'avvocato Buschesi, saremo sempre fregati, ci fregheranno sempre e comunque ci avrebbero fregato. Perché alla signora Maria, che le dicono, guarda, tranquilla, che le fanno firmare delle carte che lei non avrebbe dovuto e potuto firmare, quella è una fregatura pure semplice, quindi ci fregheranno sempre. Ma il minimo di base per essere consapevoli del fatto che a 200 all'ora sui tornanti di montagna non si va, quello dobbiamo farlo, è un nostro ruolo. Poi, se ci fregano, delinquenti loro, ma almeno ci abbiamo provato. Quantomeno per essere a posto con la nostra coscienza. Chiedo scusa per questa precisazione.